Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi e benvenuti ad un nuovo video, ad un nuovo vlog. Oggi mi vedete già pronta, sono in Uber perché sono sempre rigorosamente in ritardo. Ieri sono andata a dormire tardissimo, è sempre questo, questa è sempre la mia storia, vado a dormire tardissimo, poi mi sveglio all'ultimo secondo, mi preparo in 2 minuti, non ho tempo per vloggare, quindi sono già uscita di casa, appunto sto andando ad un appuntamento con un'amica perché abbiamo deciso, visto che il tempo è meraviglioso, cioè non si è mai visto un settembre così bello, stiamo andando a prendere sushi e poi penso che andremo a mangiarlo al parco. Vorrei anche cercare di trovare una bottiglia di vino perché ho portato anche i bicchieri in plastica, sono organizzatissima oggi. Volevo andare a piedi in realtà e farmi una passeggiata, ma mezza città è chiusa, c'è una manifestazione, tutti gridano, c'è un casino veramente, quindi ho pensato forse è meglio se vado con uno perché almeno sai in quelle strade si possono andare. Questi sono gli anti-vaxxers olandesi, non ci sono solo in Italia e stanno manifestando, dicono ci siano 60.000 persone oggi qua. Abbiamo preso il sushi, così ce lo mangiamo al parco. E nel frattempo sto guardando un po' sconcertata questa manifestazione gigantesca. È infinita. Infinita. E se ho capito bene è contro le varie regolamentazioni del Covid, che però qui sono... Cioè non c'è mai stato un lockdown, non c'è mai stato obbligo di mascherina, quindi... Se mai dovessimo lamentarsi dovremmo farlo molto più in Italia perché qui veramente non ci sono praticamente regole, quindi questa è la situazione al Vondelpark in questo... Posso filmarti a te tra l'altro? Sì? Sì, ciao, questa è la mia amica Laura. Buongiorno, followers di Semmaca. Dov'è che siamo? A Vondelpark in Amsterdam. Sarà pieno di gente, ragazzi, fa un caldo, tutti fanno grigliate. E anche noi ci siamo organizzate bene perché ci siamo scolate. Non so se ce la siamo scolate noi, sta bottiglia o il prato. Perché ci è caduto, i bicchieri ci sono rovesciati 1000 volte. Però, appunto, io mi ero super organizzata e abbiamo... Ormai appunto non so con cosa visto che sempre e ci siamo già slurpate anche il sushi e adesso ragazzi niente, relax, copertina e tanto sole, probabilmente l'ultimo weekend di estate se così si può chiamare, la tristura in presenza, sì, questo è l'ultimo micro raggio di sole. Saluta tutti i tuoi amici compaesani sardi. Evviva la Sardegna! I migliori virologi europei avevano proiettato proprio questo film che si chiama Contagioso, che spiega proprio le origini della pandemia, come poteva succedere. Dal punto di vista scientifico è stato fatto molto bene, io lo consiglio di vedere a tutti. Sì, perché devi sapere che i pipistrelli comunque colonizzano le fattorie comunque cinesi. Una fattoria di maiali non è una zona sterile, quindi ci sono tanta commistione tra diversi animali. Questo pipistrello, che sono la maggior parte dei serbatoi di virus, i pipistrelli sono topi volanti, no? E hanno un sistema immunitario potentissimo, riescono ad albergare tantissimi virus di tantissime specie con tantissime varianti. Ormai la parola variante vi è entrata in testa, sapete che è un virus che muta diverse... Stai parlando ai follower. Sì, diverse sì, ormai la conosciamo tutti sta parola. Sì, sì. Il virus può mutare. Tu la conoscevi da prima. Noi comuni mortali da adesso con il vostro malgrado era meglio. Esatto. Allora praticamente questo pipistrello aveva semplicemente fatto la cacchina in testa a un maiale, il maiale l'aveva assunta. Magari avevano varianti di tipo simile che hanno ricombinato. Cioè anche in questo film c'era un pipistrello? Sì. Non ci credo. Sì, ma si sa, cioè scusate, noi virologi o microbiologi lo sapevamo che infatti andavamo a campionare tutti i pipistrelli del mondo per trovare un possibile virus pandemico, ma è come veramente? Cercare... Certo tesoro, è come cercare...
un ago in un pagliaio. Vai a campionare tutti i pipistrelli del mondo, vai a capire qual è il virus. Tu credi più alla teoria del pipistrello oppure a quella può del essere laboratorio? L'una 50-50, può accadere l'uno e l'altro in questo film. Quindi non è neanche da scartare il fatto che possa essere sfuggito dal laboratorio, che dicono non è vero, sono teorie complottistiche. No, assolutamente no, perché nel laboratorio di Wuhan c'era la collezione più grande di coronavirus campionati a livello dei pipistrelli della giungla cinese. Avevano proiettato a noi giovani ricercatori per dire come poteva iniziare una pandemia, quello che è successo. Loro non avevano molta esperienza di noi, essendo virologi di alta fama, e avevano detto... Avete visto come può essere veloce? Se succede una cosa del genere, non preoccupatevi, non sarà così veloce. Cioè, neanche i maggiori esperti, eppure ce l'aspettavamo, come ti ho detto Nico, si immaginavano una cosa di una così veloce come è stata la trasmissione in un mese alla fine dalla Cina verso l'Europa e poi tutto il mondo. Che pensi tu di quelli che dicono io non mi fido perché è stato sperimentato troppo poco, quelli che comunque dicono io c'ho paura perché magari il virus, il Covid non me lo prendo però il vaccino me lo fai sicuro magari che... No, capisco la paura, però la sperimentazione è stata comunque fatta in seguendo tutte i criteri con cui vengono sviluppati i vaccini. Ma è vero che i vaccini in realtà li hanno iniziati a sviluppare già quando c'era la SARS, sì, anni fa. Sviluppate sino adesso hanno dato quello che abbiamo, un vaccino così veloce. Grazie, gli altri non fanno questo lavoro, non lo sanno quanto noi in laboratorio avanziamo. La scienza è in continua evoluzione, meno male, altrimenti avremmo avuto un vaccino tra 2 anni e saremmo ancora in zona rossa totale, Bordeaux, tutto il mondo. Mentre adesso stiamo gioendo ed è una bellezza vederci senza mascherine, grazie al muro del vaccino che viene creato. Adesso sì, adesso abbiamo una buona copertura dell'80%. I Novax fanno molto rumore, però per fortuna sono una minoranza, molto rumorosa e seccante, ognuno può dire la sua. Molto rumorosa oggi, soprattutto che non riuscivamo a beccarci con queste manifestazioni. Ma mi hanno detto 60.000 persone. Ce n'erano tante, ma magari qualcuno ci è andato solo per fare gna 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 ed era vaccinato. Lo sai, gli olandesi potevamo li piace. Metterci anche noi, sì, come siete vaccinate, ma comunque vogliamo partecipare. Proprio tu il nemico, sai che loro vi odiano, no? Ah sì, certo. Ricercatori del male, tu! Sì, a me hanno detto che sono stata pagata dalla Pfizer perché mi sono fatta vedere in una foto con il cerotto del vaccino. Sono stata, che dovevo mettere ad, capito? Advertising, perché sono stata pagata. E che faccio? Più. Sì, mi hanno detto che faccio propaganda per i vaccini. Quanto ti paga la Pfizer, Nico? Infatti io sto ancora aspettando che mi arrivi in bonifico. Direi. Sto tornando a casa, ragazzi, ho salutato Laura che è andata a prendere il treno perché lei vive ad Utrecht, che è una città qui vicino ad Amsterdam. E io adesso sto tornando a casa. È stato veramente molto molto bello, mi sono divertita un sacco e poi non ho tantissime opportunità di vederla, non ci vediamo spessissimo, quindi mi ha fatto molto molto piacere. E scusatemi come al solito se non ho vloggato tantissimo in sua compagnia, ma lo sapete che quando sono con qualche amico o amica non tiro fuori tantissimo la videocamera perché mi piace stare nel momento e chiacchierare e godermi appunto la sua compagnia. Comunque, quanto è bella Amsterdam e quanto posso amare passeggiare lungo questi canali. Che meraviglia. Troppo troppo bella. No vabbè, ma io che passeggio per puro caso e vedo volantini in italiano. Voi non sapete quanti italiani siamo qui ad Amsterdam. Fanno lezioni di Iyengar Yoga per principianti in italiano. Fantastico. In estate ad Amsterdam una cosa dovete avere: la barca, ragazzi, la barca. Tutti qui hanno una barca e quando c'è bel tempo vanno in giro per i canali così.
Io li invidio troppo, voglio anch'io una barca. Qui non si va al mare come da noi perché non ci sono proprio le spiagge che abbiamo noi e il mare comunque l'acqua è fredda. Quindi due sono le cose, o vai al parco e fai tipo picnic, stai lì, prendi il sole come abbiamo fatto noi oggi, oppure appunto la seconda alternativa è avere una barca e prendere tipo prendi da mangiare, vino e ci stai lì tutto il giorno, ti fai giri per i canali ed è bellissimo secondo me, quindi ci sto veramente pensando di prendere tipo una barchetta piccolina. L'unico problema penso che sia la manutenzione, perché tu la usi, cioè, quei 3-4 mesi all'anno e poi i miei capelli è un disastro. E poi tutto il resto, con l'umidità, non lo so. Però è una bella idea, ci sto pensando da un po'. Ciao Micio che mi guardi dalla finestra. Ciao Micio. Ciao. Sono venuta al supermercato per prendere una spremuta o qualche succo fresco, ma tutti i miei preferiti sono sold out. A parte c'è la limonata. Sì, evviva! Ho trovato le prugne che, lo so, non è niente di speciale, ma io impazzisco, mi piacciono un sacco, specialmente quando non sono tanto mature. Ne ho preso anche queste. Sì, buonasera, lo so, sono molto arrabbiati, mi stanno portando alla ciotola. Lo so! Adesso ti do la pappa! Adesso vi do la pappa! Ciao gatta Stellina, fatevi vedere che non avete ancora salutato i vostri fan. Ciao miei fans! Hai fame? Sì? Ah, ecco. Ehi, ululati, addirittura ululiamo qua. Tu sei un gatto, non devi ululare, gatto Denver. Sì, un attimo. Gatti sistemati che fanno la pappa. Notare gatta Stellina non si mette mai vicino a Denver, sempre più lontano possibile, specialmente quando mangia, proprio non le piace stare vicino a Denver. Altra cosa che ho preso al supermercato è Lipton Ice Tea alla pesca, rigorosamente zero. Non so se ci sia in Italia della Lipton così in cartone, penso di sì, non so se nel cartone, ma penso ci sia. Qui invece il tè alla pesca zero è arrivato pochi mesi fa e lo fa solo la Lipton. I miei capelli oggi veramente, non so se è l'umidità del parco, tra l'altro al supermercato volevo filmarvi un po', ma poi ho incontrato un'amica tra le corsie, quindi abbiamo chiacchierato e sì, basta. Adesso ragazzi, come sapete, non appena torno a casa voglio subito togliermi tutti i gioielli, perché quando sono fuori mi sento nuda se non ho i miei gioielli, quando torno a casa mi danno fastidio, immediatamente varco la porta di casa, devo togliere tutto, mi metto il pigiama, mi metto comoda ragazzi e mi godo questa domenica sera. Qualcuno gentilmente sa dirmi che cos'è questo, che sembra tipo gel, non lo so, che ho trovato all'interno delle prugne e ce ne sono altri di pezzetti simili. Non capisco che cosa sia, non è che sono uova di qualche strano animale? Come potete vedere mi sono messa molto molto comoda e adesso purtroppo ragazzi c'è un grosso problema, perché ho finito tutte le serie TV che stavo guardando su Netflix. Ho già finito Clickbait che vi ho consigliato nell'altro video, finito. Ma penso che mi metterò, adesso vi scandalizzerò e probabilmente mi meriterò i vostri insulti, ma guarderò La Casa di Carta, che vi sembrerà normalissimo, ma non la quinta stagione appena uscita, devo vedere ancora la terza. Quindi sì, insultatemi pure, ma praticamente la terza stagione, non lo so, non è che mi annoiava, però ad un certo punto ho smesso di guardarlo e adesso tutti stanno parlando di La Casa di Carta, poi mi manca anche il professore, che insomma... gran figo il professore, e quindi voglio arrivare anch'io alla quinta stagione, quindi non spoileratemi niente ragazzi, cioè io sono molto indietro, ok? Quindi non spoileratemi niente, vi giuro vi blocco, cioè no, non vi blocco, però per favore non fatelo, e quindi conto di arrivare molto presto, perché con la velocità con la quale io finisco le serie TV veramente potrei fare un record, cioè potrei entrare nel Guinness World Record, perché le finisco, cioè veramente, quando mi piace una serie TV non riesco a fermarmi e quando ho un momento libero guardo solo quella, quindi adesso mi metterò a guardare La Casa di Carta. Ho mangiucchiato un po' di mozzarelline, due olive e qualche pistacchio, che non penso sia tanto interessante, ma non avevo tantissima fame dopo il sushi.
E questo è quanto, mia family, vi saluto perché mi metterò subito al montaggio di questo video in modo che sia online domani puntuale alle 17:30, anche se vorrei ancora chiedervi, perché non me l'avete detto in tantissimi, quale sarebbe secondo voi l'orario ideale per il caricamento dei video, perché potrei caricarli appunto teoricamente anche prima, quindi, perché io li programmo sempre la sera prima, quindi potrei caricarveli anche mezzogiorno, alcuni mi avevano detto le 2, non lo so, commentate, fatemi sapere, perché appunto non deve essere per forza questo l'orario, possiamo decidere un'altra cosa assieme. Quindi, mia family, non so come sia uscito questo video né quanto ho filmato, perché tra una cosa e l'altra non ho filmato tantissimo oggi, quindi scusatemi. Come al solito non può mancare il nostro abbraccio, siete pronti? Venite qua che vi abbraccio forte 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 e vi aspetto domani puntuali 17:30. Ciao.